Territori ed esperienze sono stati questi gli elementi che nel 2018 hanno determinato in Calabria un aumento del 5,8% dei flussi turistici provenienti dall'estero. Un'offerta turistica integrata che la Regione Calabria ha presentato alla BIT di Milano attraverso due esempi virtuosi, gli itinerari turistici delle terre vibonesi e il turismo lento della Riviera degli Angeli. Entrambe le proposte vanno nella direzione della legge regionale numero 2, varata nel 2019. Non è una legge manifesto come tante che si fanno e che a volte ottengono gli obiettivi e a volte no. Questo è uno strumento di programmazione integrata dal basso che viene offerta a territori come quelli che abbiamo presentato oggi, le terre vibonesi piuttosto che la Riviera degli Angeli, e che consente agli imprenditori, alle associazioni di categoria, ai comuni, alle camere di commercio, alle proloco di istituire un tavolo di concertazione permanente, un distretto, e che poi le proposte che provengono da questi distretti possano essere assunte, anzi debbano essere assunte nei piani triennali del turismo come prioritarie. Un modo nuovo dunque di intendere il turismo che sta sperimentando con successo il GAL Terre Vibonesi. La provincia di Vibo non è solo mare, partiamo dal mare però per vivere anche le zone interne. Appunto questi itinerari che abbiamo presentato, itinerari geografici e tematici. Sono tante eccellenze, tante bellezze, vogliamo però metterle in rete al sistema. E appunto il mare, sì, questa costa straordinaria e meravigliosa, ma altrettanto bello è vivere in pienezza questa terra attraverso i sapori, attraverso l'ambiente, il trekking, la natura incontaminata, attraverso l'arte, la cultura, la religione. Quindi tutto questo in provincia di Vibo, questo fazzoletto piccolo di terra, ma davvero da un grande, grande potenziale.